a scuola di energie rinnovabili e di sviluppo ecosostenibile in fabbrica. Giovedì 21 aprile, infatti, lo stabilimento Easy ex Electrolux di Scandicci, attualmente occupato dai lavoratori, ha ospitato un convegno di approfondimento sulle energie rinnovabili, organizzato dalle RSU e da Fabio Roggenani, presidente di Ecologia. Io lo chiamo il primo master di energie rinnovabili, questa è la nostra volontà, cioè l'idea di trasformare ogni lavoratore di questa fabbrica in una persona che è in condizioni di avere anche gli strumenti tecnico-scientifici per determinare le scelte future della fabbrica. Di gente che fa le cordate ne conosciamo troppi. Il problema è che le cordate spesso impiccano le aziende e il futuro dei lavoratori invece che dare le soluzioni. Allora è tempo di essere tutti consapevoli che l'era delle rinnovabili si è aperta e sta chiudendo anche l'era del nucleare, nonostante i trucchi, e che le rinnovabili sono tante, variegate e richiedono tante scelte diverse, una più importante e significativa dell'altra. Oggi questo è un lavoro che facciamo insieme. Noi, diciamo, eco-innovatori con i professori universitari che ringrazio per essere venuti e i lavoratori. Continua l'occupazione in attesa che di una possibile sbocco che dia prospettive a questi lavoratori, a questa fabbrica, a questo territorio. Stamani c'è questo convegno sulle energie rinnovabili che vuole essere un approfondimento in una materia che dovrebbe dare prospettive e purtroppo ancora una volta è dovuto succedere il dramma del Giappone che ha imposto una riflessione a tutto il mondo, ma in particolare a chi pensava che il nucleare fosse la via da seguire. E quindi questo era un qualcosa per approfondire delle tematiche che a noi ci sono care, che a noi ci possono dare delle prospettive, e poi quella cosa che tiene in vita questa fabbrica, perché da molto tempo che è tenuta in vita solo e esclusivamente da lavoratori che la occupano. Davanti ad una platea di un centinaio di lavoratori, molto interessati ma anche molto preoccupati per l'incerto sviluppo dell'azienda, si sono alternati gli interventi di Ugo Bardi e di Giuliano Gabbani dell'Università di Firenze, degli esperti di buone pratiche rivolte all'ecosostenibilità Eugenio Baronti e Angelo Sabatini e infine Francesco Meneguzzo del CNR. Al termine del convegno è poi intervenuto anche Jacopo Fo, figlio del premio Nobel, che ha mandato un video messaggio dal titolo Il futuro è oggi, una diffusione delle buone pratiche in Italia e nel mondo. Buongiorno. La crisi in Italia ci porta in una situazione spaventosa, ma io vorrei osservare che questa crisi è una crisi speculativa. Che cosa voglio dire? Voglio dire che ci sono dei sistemi in Italia per cui è più importante così il guadagno di rendita, la furbizia, l'operazione in borsa, l'acquisizione di una società, piuttosto che produrre. Perché se noi andiamo a vedere la situazione, che è di crisi internazionale, cosa scopriamo come prima cosa? Che è necessario per l'Italia risparmiare denaro. Il punto maggiore in cui oggi noi possiamo risparmiare denaro, al di là di far pagare le tasse finalmente, farla finita con la corruzione, è però a livello di sistema Italia il fatto che noi abbiamo uno spreco energetico spaventoso. La media del consumo di energia nel nord Italia, ma anche nel centro Italia per buona parte, è calcolabile con un'unità di misura che è il kilowattore metro quadrato anno. Diciamo che una casa del nord Italia consuma dai 150 ai 210 kilowattore metro quadrato anno. Per capire cosa vuol dire questo, nella provincia di Bolzano è vietato costruire delle case che consumino più di 80 kilowattora metro quadrato anno, ma ci sono delle case in Svezia che consumano, e parliamo case costruite addirittura negli anni 80, addirittura praticamente zero, meno di 20 kilowattora metro quadrato anno. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che una buona fetta degli italiani potrebbe risparmiare agevolmente dal 50 al 70% del riscaldamento. Noi abbiamo in Italia una cosa come 10 milioni di costruzioni che hanno
che hanno bisogno di un isolamento maggiore. Vuol dire rifare i tetti, mettere 16 cm di isolamento termico, fare i cappotti termici alle pareti, mettere i tripli vetri, cambiare gli infissi, cambiare le caldaie, costruire sistemi poi di teleriscaldamento ci permetterebbe di tagliare ulteriormente i costi. Parliamo di un lavoro immenso che darebbe lavoro a milioni di persone.